100 pecore alle mie spalle, due asini ai miei lati, una cartolina che vi accompagna fin dall'inizio in una storia che potremmo raccontare in bianco e nero, ma in realtà è presente, è assolutamente attualità. La pastorizia, la transumanza, il pastore, il ruolo del pastore ancora incarnato in una persona che oggi sarà il grande protagonista di questa storia. Si chiama Ivano, siamo non distanti da Volta Mantovana. Alle mie spalle ci sono località Gatti, per intenderci, per i conoscitori della zona dell'Alto Mantovano. E come detto, oggi le immagini le faranno da padrone, perché è veramente un'immaginifica rappresentazione di quello che poteva essere, come dire, declinato al passato, invece è ancora assolutamente presente. Con i miei due amici curiosissimi vi do il benvenuto alla puntata di oggi di Denominazione di Origine Mantovana, che sarà tutto racconto di quello che è alle mie spalle, del gregge, della pastorizia e della transumanza. Un'immagine da cartolina indelebile, anche in qualche modo romantica, e il merito è la storia di Ivano che oggi raccontiamo. Tanto grazie di accoglierci nel tuo mondo, nel tuo quotidiano. Alle tue spalle 800. Sì, più o meno. Raccontaci come le gestisci in questo periodo invernale. Ad inverno siamo sempre in giro, giriamo nei comuni qua di Monzambano, Volta Mantovana, Cavriana, Goito, verso Vasto. Nella pianura praticamente. Questa è l'area? Sì, più o meno, in Pozzolo, fino a Pozzolo, verso Marmirolo, la zona è questa, la pianura. La difficoltà di spostarle? Le strade, sempre il problema sono le strade, però ormai conosciamo tutti i posti, tutti i buchi e ci arrangiamo, dai. Quando c'è da fare la strada, ok, la facciamo sempre la domenica mattina presto, non c'è, che così dormono gli altri e noi passiamo e andiamo. E come è la loro giornata? Le lasci libere al pascolo? No, la mattina fino alle 10, alle 11 del mattino, non mai, sono sempre nel recinto, è un recinto elettrico opposto, fatto con la rete. E c'è, che sposti di volta in volta. È elettrificato e alla sera dove arriviamo ci fermiamo. Dopo magari stai fermo anche una settimana, 10 giorni, dipende dal pascolo che trovi. Questa storia inizia più o meno a fine autunno e va fino alla primavera? Sì, da settembre a giugno che andiamo in montagna. Poi si riparte in montagna, 4 mesi mi dicevi. Donne, facciamo 3 scarsi, da 3 primi scarsi. Giugno a massimo primi settembre. E si metà riparte. Giugno, dai. Ok, e dove vai? Vicino Tione, Pieve di Bono, Trentino. Okay. E in questo caso però le trasporti? Con i camion. Con i camion. E si carica. Anche 800 sarebbe. C'è ancora chi la fa a piedi, ma dipende anche dal posto che devi andare, perché qua sono troppo le strade. Come nasce la tua passione? Ah, dal papà e il nonno, l'ha sempre fatto. Di loro. Famiglia? Sì, sempre. E hai deciso di continuare questa storia? Sì, ero andato a lavorare 2 o 3 anni io in fabbrica, ma dopo papà era stufo e allora avanti. La difficoltà maggiore che ti senti di condividere qual è? La difficoltà, se hai la passione lo fai e non ce n'è. L'unico problema è il tempo, perché oggi è stupendo, ma quando piove, nevica, fa freddo, queste qua mangiano sempre. Non c'è domenica, non c'è festivo. Non c'è pausa. Per andare via un giorno devi trovare un signore che ti faccia il piacere, ma deve essere pratico, perché non è che vieni qua chiunque. Ho notato che non sei da solo, fortunatamente sei a gestire 800 pecore, ci sono anche 2 asini, quindi ci vuole anche numericamente una mano, ecco. Sì, se ti devi spostare sinceramente sempre in due. Quello è un signore della Val Camonica che ha 200 pecore sue, 250, e d'estate va su là, che ci sono i pascoli, d'inverno quando è a novembre viene qua da con me fino a maggio. A Mantova, nel Mantovano c'è qualcun altro o sei l'unico a incarnare? No, ce ne sono. C'è qualcuno? Ce ne sono diversi ormai. Leggevo recentemente in Lombardia una 70 i pastori tuttora attivi che fanno transumanze, fanno... La maggior parte è sulla bresciana e bergamasca però. Dopo tanti bresciani vengono giù verso Mantova, verso il Po, sono tanti di loro. Una curiosità che anch'io voglio capire insieme agli amici a casa, come fai a gestire i campi, ovvero vai in un campo e devi chiedere sempre... No, bene o male chiedo tutti, Chiedi autorizzazione di volta in volta. Infatti prima hai visto che ero là con quel contadino là e... È perché lo sapeva già. Anche perché li conosci, ma ovviamente. Sì, passo tutti gli anni, sempre quel giro, bene o male, sai tutto dove andare, cosa fare. E sì, la maggior parte delle volte chiediamo, ma se no anche tante volte ci chiamano loro.
Il carattere delle pecore, raccontacelo. Che animali sono? La pecora è un animale che è un po' stupido come animale, sinceramente. Dopo però, se la gestisci bene, è anche docile, non è male. Molto docili, vediamo, tranquille. Sì, docili finché sono lì, che quando hanno la pancia piena sono docili. Ah, prima hanno la pancia piena, dopo cominciano a... A brontolare. È un'altra cosa. E il ruolo dei cani pastori? I cani sono lavorosi, se devi fermare da qualche parte lungo le strade e mandarli, loro vanno... Come qua che stanno ferme, no, ma se cominciano a spostarsi o okay, ci pensi. Infatti loro sono a riposo, mi viene sì, da dire. Sì, adesso sono qua, che sempre fermi lì. Quanti ne hai? Ne ho due qua, quella lì è una cucciola di maremmano, che sarebbero quelli per i lupi su in montagna. Ok, la bianca e maremmano. Loro invece sono proprio pastori? Loro sono in croce col pastore belga. Belga. Non hanno qualche pure anno o no? Quello lì ha 6 anni e sto qua ne ha 2. Ah, è giovanissimo. E ne ho 3 anche a casa però. 2 cuccioli di 3 mesi e un altro che all'età di questo ha. Questo qua oggi è andato a prendersi erbe dappertutto. Si è divertito, si è divertito. Zarone. Sei di Pille, di Monzambano. Sì, comune Monzambano, però è Pille, la frazione è Pille. Anche la sede ufficiale? Sempre abitati lì, tutto anche là. Il papà e anche il nonno. In collina? Sì. Loro dove le... A loro sono sempre fuori. Tutto l'anno? Sempre fuori. Non hanno un riparo qualche periodo? No, loro tutto, sono sempre fuori. Tutto l'anno fuori, mi dicevi vagante, appunto, vagante. Alto Mantovano, natura vagante, pascolo vagante. E se vuoi raccontare anche la tua professione a chi vorrebbe magari provare, come bisogna avvicinarsi? Devi nascerci qua. Devi nascerci. Sennò è un animale che se non lo conosci, non è che viene qua chiunque impara. Tanti hanno provato, ma dopo, sì, dopo non è che ne impari, tutto si può fare. Prima roba però è la passione, perché qua non c'è sabato, non c'è domenica, e il problema è quello. La maggior parte si stufa per quello. Mungitura? Come... No, sono da carne. Tutte per carne? Sono la pecora bergamasca è da carne. Tutto da carne. E... Ci sono un po' di capre, perché quelle tengono latte, diciamo, dopo che partoriscono, che non ciuccia più il capretto, e gli mettiamo sotto i gemelli, magari una pecora che ha poco latte per 2, e mettiamo sotto il capretto. L'agnello sotto la capra. Chilometraggio, quanti chilometri fai in un mese, in una settimana, in un dipende, giorno? Dipende, cioè, ma le settimane sei sempre in fermo, le settimane come un giorno sei qua, magari domani sei a goito. Dipende dai pascoli. E ci dicevi all'inizio il tempo, oggi, ripeto, è una cartolina, ci è andata benissimo. Oggi è proprio una giornata speciale. Invece nel maltempo come... È un ombrello in mano e la prendi, quando la sera vai a casa ti cambi, se riesci ad andare a casa. Non ci sono segreti. No, non ci sono segreti, la prendi. Non è che puoi stare lì nel furgone. Mio papà sta lì, poverino, perché vuol venire, ma non cambiavo mai le gambe, che ha 81 anni. Quando è che hai iniziato il papà? Sempre. Da piccolo. Piccolo? Quello sì, è andato in campiglio a piedi, ai tempi. Andate e ritorno, sì. Transumanza. Si mettevano più andare e tornare a piedi che stare. Il tempo che rimanevano là. Che stare. La transumanza oggi è una... Transumanza ormai la fai qua sul comodo. È una pratica, sì, esatto, contenuta nei chilometri. Sì, sì, qua da noi. Dopo c'è ancora gente, quelli come quelli che vanno giù dal Trentino, che vanno verso il Veneto, quelli la fanno tutta ancora a piedi, fanno chilometri e chilometri. Però stanno in montagna... No, vabbè, in montagna dopo arrivano giù più tardi di noi, verso novembre, ottobre, novembre, verso le pianure, ma poi vanno giù fino nel Friuli. Fanno i chilometri. Quella la fanno tutta ancora a piedi. E invece della parte estiva, della stagione che fai appunto in alpeggio, cosa ci racconti? Qual è l'ostacolo magari maggiore dei giorni, il freddo magari? No, l'ostacolo, il problema è che adesso sono i lupi, che da me non lupi ci sono ancora, ma ormai l'anno prossimo arrivano perché ci sono dappertutto. Quindi il problema delle malghe delle montagne è quello lì adesso. Che fino che c'era l'orso era gestibile, secondo me. Da me non sono ancora arrivati, però sono in zona un po' dappertutto e fanni si stanno battendo anche lì con la forestale, ok, perché fanno fatica a gestirli anche loro praticamente, perché, ma non un po' per tutto, per le pecore, per le mucche, per tutto. C'è anche in atto, questo lo dico agli amici e chi ci seguono, la schedatura, la mappatura della presenza del lupo che è in continua evoluzione. Guarda, esatto, l'unica cosa che lo ferma sono quei recinti elettrici, ma loro dicono che lo fermano, ma non è quando tanto. Sono in tanti che fanno branco, dopo o perché si spaventano loro ti buttano giù la rete, o perché si impigliano e se van fuori dopo fanno il disastro. Perché il problema è che ammazzano anche per giocare più che per mangiare, dicono. Io, a me non è mai successo niente, dico la verità. Però sento su lì quelli che gli succede un disastro. Non per fame, dici, ma proprio per... Anche per fame, ma dopo quando cominciano... Fanno dei danni. Esatto. Fanno dei danni che poi porta... E dopo, ma non è il danno, ma è anche che ti pangano le pecore che ti ammazza. Il problema è che perdi una pecora ormai di 3 anni che ha davanti una vita. Ti uccide l'agnello, la mamma al latte, o viceversa, uccide la mamma, dopo l'agnello va che muore anche lui. Ma se no non ti fa niente. Sta giocando con il polpaccio. Sì, gioca, da 6 mesi passa via.
Allora, abbiamo capito un po' com'è la quotidianità di Ivano, del suo gregge. È una storia di famiglia, magari dopo facciamo anche vedere l'immagine del papà. E voglio chiederti anche questo, trovare chi ti dà una mano. Abbiamo capito che hai amici, colleghi della Val Camonica, invece in zona è un po' più difficile. Quando trovi nessuno, qualche amico, ma magari vengono un paio d'ore se proprio devi attraversare una strada, ok, ma dopo le stare giornate si stufano tutti. Siamo a Volta Mantovana, poco sotto il borgo, e siamo in una zona che oggi è veramente una cartolina d'inverno. Alle nostre spalle abbiamo il Baldo e il Carega innevati. Siamo a raccontarvi la storia di Ivano e di uno dei pastori che tuttora vivono della tradizione e della professione. In chiusura, Ivano, volevo chiederti anche di raccontare la bellezza del tuo lavoro. Abbiamo capito le difficoltà, la passione però cosa ti restituisce? Niente, la passione che lo fai perché piace, e a volte ti stufi, dici basta, smetto, sono stufo, e dopo il giorno dopo magari c'è il bel tempo che riparti e ti passa tutto e vai. E si riparte anche di umore? Sì, sì, sì. Se uno non ha la passione è star qua delle ore e ore, cosa fai? Più che guardare una pecora non fai. Devi passare il tempo, esatto. Il tempo è una chiave. Sì, dopo come me, ci sono i telefoni, ok, tanta gente sempre manda il telefono, ma me col telefono mi stufo subito. Ti stufi più col telefono che... Pensa che a casa la televisione non l'ho mai accesa, da quando sono venuto qua in montagna quest'anno non l'ho mai accesa. Per capire, ne fai volentieri a meno, ne fai volentieri sì, a meno. Sì, sì. Si sta bene anche senza, però anche, come dire, la concezione temporale in una giornata non è un dettaglio, star qui 10-15 ore magari... Vieni. Non è sempre, adesso si stanno muovendo. Adesso vanno. Vanno là, ma poi si fermano. E i cani hanno subito ripreso l'attività. Ecco, ma mi muovo. Per educare l'animale, il cane? Allora, i cani c'è di tutto, c'è quello bravo che un anno e mezzo, due è già un campione, c'è quello che invece anche a 5 anni è sempre un asino, come la gente che ha voglia di lavorare, quella che non ce l'ha. E questi? No, questo qua è una macchina, questo qua ha 6 anni, ma ancora un anno e mezzo era già come adesso. Questo invece è un cuccone, lui gioca, ce l'hai sempre qua, lui va, ma quel giorno che non ha tanta voglia, sta qua. E anche, in chiusura volevo dire questo, a chi ci segue e anche parte di Confagricoltura Mantova, perché sei di fatto un'azienda. Sì, sì, è un'azienda agricola praticamente. Tu titolare e il gregge ne è in qualche modo. Sì, dopo abbiamo in affitto le maglie d'estate, là in montagna abbiamo l'affitto della terra là, sono maglie praticamente. E quando, non ti ho chiesto questo, quando sei su sei da solo o siete in 3-4? Solo. Solissimo? Solo. 3 mesi? Sì. E quando torni cosa ti porti dietro? Anche un po' di ancora loro? Oltre ai cani e le pecore, un po' di malinconia o no? Ma no, dopo là deve piacere anche là, perché là sei proprio in alta montagna, vedi il turista che passa e basta. E lì dove ci sono io, dalla baita dove la baita che arrivi con i mezzi, andare sulle cime ci vogliono 3 ore a piedi. E non è che quando sei sopra c'è un rifugio e lì vado su e trovo qualcuno. Là non trovi nessuno proprio. Dopo c'è... Ormai è 15 anni che vado lì, anche quelli qua di Monzambano, a Volta, Goito, al sabato e domenica la maggior parte c'è sempre gente che viene su a trovarmi. Che partono, fanno giro un po', fa caldo, vengono là. Però tutti che bello, ma bisogna star là però. Sì. Per un giorno o due. Il punto di vista, ecco, bisogna provare a star là sempre. Il disagio maggiore qual è di stare in montagna? No, niente, uno che gli piace come me, ma io sto bene là. Sempre quello? Sì, più o meno. Ivano, grazie mille di averci raccontato te stesso e la tua vita. E adesso vi regaliamo un'immagine meravigliosa, già questa la è, con il montaggio di Graziano Campagnoli, il gregge.
oggi ci siamo superati come immagini, come poetica. Nicola, di fatto alle tue spalle è una cartolina, lo ripeto, ma è un'azienda agricola. Oggi parliamo di una storia di una persona, di fatto, Ivano, e del suo gregge, ma anche di un'azienda. No, infatti, dici bene, Matteo, è assolutamente così. Innanzitutto sì, oggi abbiamo scelto la giornata proprio giusta perché veramente non potevamo capitare meglio. E è un'azienda agricola a tutti gli effetti, lo spiegava Ivano prima, sono pecore da carne, quindi il suo reddito è rappresentato molto dall'allevamento degli animali e poi dalla successiva fase di macellazione e trasformazione. Questo è importante a sottolineare perché molto spesso magari occhi inesperti potrebbero dire ah guarda un gregge di pecore, insomma romanzare un po' il tutto, invece in realtà qui c'è un'azienda vera e propria, come diciamo prima, e un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti. Una delle pochissime, lo ripeto, sono 70.000 le pecore in Lombardia gestite da pastori al pascolo in transumanza costante, come diceva anche Ivano poco fa, una sessantina circa i pastori e le aziende agricole. Nella diversificazione che cerchiamo sempre di raccontare, qui è una singolarità totale anche nel tempo che viviamo. Sì, assolutamente, è un'attività che è rimasta, ha avuto poche modifiche nel corso degli anni, dei secoli, possiamo dire, perché insomma l'attività della pastorizia esiste da veramente tantissimo tempo. E questo un po' è anche il suo bello, nel senso che le persone come Ivano sono riuscite a tramandare, lo raccontava prima, dal nonno, poi dal papà fino ad arrivare a lui, anche l'antico, insomma, il saper gestire questi animali, il saperli spostare, il saperli muovere, il saperli accudire, per poi appunto alla fine avere il riconoscimento economico adeguato. Grazie Nicola, grazie soprattutto a Ivano per averci permesso anche di entrare nel labirinto oggi, nella zona in cui oggi il gregge sta vivendo, mangiando. Grazie a Graziano Campagnoli che vi regalerà delle immagini strepitose in chiusura. Come ogni settimana vi abbiamo raccontato la nostra terra, l'appuntamento è per venerdì prossimo. Come sempre mettetevi comodi alle 21.10 in prima serata. Denominazione di origine mantovana vi aspetta su Telemantova.